Buongiorno ragazzi e bentornati a scuola. Innanzitutto io voglio fare i complimenti a due studenti che hanno la maglia bianconera e nerazzurra, che quest'anno stanno facendo molto bene e sono tra i migliori della classe. Complimenti Atalanta. Grazie. Complimenti Udinese. Grazie prof. No, però scusi, ma non sono io. Io sono sempre stato tra i migliori della classe. No, Juve, mi spiace. Quest'anno siamo partiti veramente molto male. Guarda l'interrogazione con il Monza. Se riuscite a prendere un voto inferiore al Monza, è stato un disastro. Mi conferma la mia prima sufficienza. Juve, per esempio nelle lingue straniere, è vero che sono sempre stato il tuo tallone d'Achille, però hai fatto due verifiche e hai preso due insufficienze, a differenza di Napoli, che invece nelle lingue straniere ha preso due bellissimi voti. Napoli, vedo che sta imparando anche il georgiano. Baraskeglia. Bravissimo. Juve, torniamo a noi. Di solito nelle lingue straniere prendevi le insufficienze, ma a febbraio, marzo, mai a settembre. Ma dimmi, quando studi, tu gli fai gli schemi? No, le zappa alla di schemi, teoria che mi viene urticata. Qua stai diventando tutti teorici. La scuola è semplice, basta prendere 6, corto muso e si passa. Semplice. Eh no, ti sbagli, Juve. 6 non basta. Da te ci aspettiamo molto di più. Un 8, un 9. Ho parlato con i tuoi genitori e non sono per niente allegri. Se continui così, tu rischi di non finire l'anno. Chi è che ha scritto allegri sulla lavagna? Chi l'ha scritto? Ah, non guardare me, per me è meglio se rimani. Ah, sì, anche per me. Facciamo l'appello, ragazzi. Giampaolo? Presente, mi chiami maestro, professoressa. Ma quale maestro, Giampaolo? Ma se stai facendo malissimo anche quest'anno? Ma per favore! Inter? Presente. Bremer? Presente. Ma Bremer, non dovevi essere seduto vicino a Inter? No. Andiamo avanti. Dybala? Presente. Ma anche tu Dybala dovevi essere seduto vicino a Inter? Non capisco. Modric? Modric. Quello non è ancora arrivato, anzi a questo punto non arriverà mai. Ma allora Inter, vicino a te non c'è nessuno? C'era Lukaku, ma poi adesso è andato in infermeria. Spiazze per Lukaku, spiazze. Prof, si è girato Giroud, continua a girarsi. Ma ancora, come l'anno scorso, ma sempre con Inter. Ma lascialo stare, Giroud! Ragazzi, sono il nuovo professore di musica. Ho visto che l'anno scorso il voto più alto in musica della classe è stato di Milan. Cosa ci fai sentire? Prendi il flauto. Vi suonerò Pioli's on Fire. Il 25 settembre ci sono le elezioni, votatemi come rappresentante d'istituto e seguitemi sul mio nuovo canale ufficiale di TikTok. Ragazzi, se mi votate porterò tante belle ragazze a scuola, per non parlare delle feste scolastiche. Ho in mente una festa speciale chiamata Bunga Bunga. Festa? Che io ti organizzo una festa? Silvio, che bombe c'ha questa? Che bombe? Che bombe? Che bombe, Silvio? Che bombe? Certo, Pavel, certo. Votatemi, votatemi. Ah, te, data la grande e lunga amicizia che abbiamo, vi dovrai votare sicuramente. Conte, ho saputo che hai litigato ancora. Ma continui a litigare? Antonio! Sorry, scusi. Ho saputo che hai litigato con Tuchel. Adesso vi date la mano e fate la pace. Forza! Vabbè, diamo sta mano. Aia, è molla, mi sta stringendo la mano, professor, è molla, buttatelo fuori! Buongiorno ragazzi, oggi c'è una lezione speciale, una lezione di magia del mago Antonio Candrena. Buongiorno ragazzi, oggi voglio farvi vedere un gioco molto semplice, che sarebbe quello di far sparire e ricomparire una moneta. Questo è facile, difficile far sparire me stesso, ma oggi proverò anche questo. 1, 2, 3. Oh!
voi non mi vedete, ma io ci sono. No, no, io ti vedo benissimo, invece sei qua. Ragazzi, non lo vedete? Arbitro, VAR, prof, si vede. Scusa, tu non lo vedi? Non lo vedi? Se dovessimo dire tutte le cose che non ho visto con te, qua non la finiamo più, Cosa vorresti dire, scusa? Hai capito benissimo, hai capito. Montari non l'avevi visto, Ma sta zitto, ma sta zitto, non inizia. Non iniziare tu, non iniziare. Non iniziare tu, non iniziare. Ci sono? Aia, che equilibrio! Mi ha tirato una gomitata! Aia! Di Maria! Ma sei impazzito! Dai fuori! Cominciamo bene l'anno.